Follia, come ha detto lei, è follia. Ti costruisci, ci costruiamo il nostro lavoro, la nostra credibilità, giorno dopo giorno, lavorando dalla mattina alla sera, ultimamente facendo anche prestazioni da squadra migliori. Nelle ultime due la partita in mano contro due squadre forti, perché Sassuolo e Lazio due squadre forti, il Toro se l'è giocata meglio rispetto al solito, molto meglio, anche con personalità, ma torniamo a casa con un punto, quattro tiri in porta, quattro gol, abbiamo fatto 8-9 gol nelle ultime tre partite, abbiamo raccolto un punto. Follia, follia perché bisogna. Nella partita, poi, quando vengono meno gli aspetti tecnici, tattici, tutte quelle cose di cui sento parlare, c'è bisogno di furbizia, mestiere, il mestiere del calciatore. Quando io dico che a me piacciono i figli di puttana, nel senso buono, i giocatori furbi, svelti, tanto per rendere l'idea, quella partita lì la porto a casa, perché al 90esimo, nella condizione in cui noi siamo, dove ogni punto è vitale sportivamente parlando, questione di vita o di morte, e non puoi perdere la gara, nella maniera più assoluta. E la squadra probabilmente, se non riesce a portare una partita a casa, quando ce l'ha in mano, ha paura di perderla. E la paura è nemico del gioco, è nemico della serenità. Quando hai paura di perdere, perdi. Quando io dico che bisogna ricostruirsi l'autostima, un punto alla volta, un pezzettino alla volta parlo di questo, perché poi ti attanaglia la paura. Passano i minuti, sei a 2, 3, 4, 5 minuti alla fine, ti abbassi, difendi in area, difendi in area, e poi succede anche quello che è successo. Il reset è difficile.